Buongiorno e bentrovati alla nostra rubrica Confronti. Come ogni settimana abbiamo ospiti in studio due consiglieri, uno di maggioranza, ve li presento subito, Peter Goddens, buongiorno e benvenuto. Buongiorno E a anche rappresentare l'opposizione oggi abbiamo con noi Claudia Cia, buongiorno e a te. benvenuto. Buongiorno. Oggi parliamo di sanità, cominciamo con lei, De Goddens. La sanità trentina funziona, questa domanda che ci facciamo ormai tutte le settimane, è migliorabile, il nuovo sistema piace o non piace? Diciamo che la sanità trentina è riconosciuta come una delle migliori in assoluto in Europa. Penso che sia un punto di partenza, l'abbiamo letto un po' su tutte le riviste specializzate, ci sono dei riconoscimenti importanti, sicuramente è migliorabile. Sicuramente, io penso che non, forse anche perché, mi sono speso in questi mesi, per questa. Riconoscimento anche della sanità sul territorio deve essere migliorabile. Sono state fatte alcune scelte infelici, per fortuna adesso stiamo ritornando su dei ragionamenti importanti, l'abbiamo visto proprio in questi giorni, riconoscendo un po' un valore e un'importanza dei territori di valle che sono a supporto dell'ospedale Santa Chiara di Rovereto o viceversa, però devono fare da filtro, devono avere delle specializzazioni importanti. L'ortopedia sicuramente ha delle specializzazioni, in particolare su Tione e su Cavalese, quindi va garantito, e questo è stato il problema, anche il ritorno dei primariati di anestesia. E l'anestesia H24 7 giorni su 7, che alla fine il cuore, penso, è il pilastro di ogni ospedale. Un terzo del nostro bilancio in tempi di crisi bisogna ridurre, CIA, non bisogna ridurre sulla sanità, questa è la vostra sintesi, se dobbiamo dire dove tagliare. Sicuramente, se si taglia sulla sanità, siamo alla frutta. Io credo che tanti sono i capitoli da cui attingere per far quadrare il bilancio, ma sicuramente. Tra questi capitoli non dobbiamo ovviamente considerare la sanità. La sanità è una realtà che va sicuramente potenziata, anche perché noi abbiamo una popolazione, per esempio dal 2001 al 2015 abbiamo avuto un incremento di popolazione in Trentino di 50.000 unità. Allora io non capisco come mai se abbiamo da una parte un aumento della popolazione e dall'altra abbiamo invece dei tagli sulla sanità, o tutti quelli che arrivano o nascono in Trentino sono destinati a vivere in salute e morire anche in salute, o qualcosa non torna. Io credo che quello che stiamo osservando in questi ultimi anni, è vero quello che ha detto il collega De Godes, che la sanità trentina sicuramente può vantare dei primati, però sono primati che stiamo perdendo. E i primi a dirci che li stiamo perdendo sono le stesse persone che si recano ad esempio al pronto soccorso, che devono fare liste d'attesa infinite, che alla fine poi si rivolgono alle strutture extraospedaliere ospedaliere fuori provincia. Ecco, io credo che allora dobbiamo anche porci qualche interrogativo. Come mai la gente sempre di più si rivolge a ospedali fuori provincia? Evidentemente perché le attese o comunque i servizi cominciano ovviamente a pesare sulla salute delle persone. La riduzione dei posti letto è un'altra problematica che lei ha messo in luce. Sì, anche qui, come dicevo, abbiamo un incremento di popolazione, sopra i 65 anni è spaventoso, il numero che è in crescita, e noi abbiamo negli ultimi, ho qui proprio un dato dal 2011 al 2015 abbiamo avuto una riduzione di 342 posti letto. La maggior parte dei posti letto sono stati ridotti proprio dagli ospedali in periferia, quindi Arco, Tione, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles, ma anche Rovereto e Trento non sono stati risparmiati. Non so, noi vogliamo concentrare tutto su Trento, riduciamo i posti letto in periferia, però ci accorgiamo che riduciamo i posti letto anche su Trento e su Rovereto. Qualcosa non torna. Una delle problematiche è reperire anche i professionisti, lo abbiamo visto con gli anestesisti ed ora c'è la problematica anche dei primari. Diciamo, almeno a mio avviso, il problema è stata una serie di coincidenze. Noi abbiamo avuto a novembre questa normativa europea, tutti speravano in una deroga, invece è stata applicata, e allora c'è stata una rincorsa a reperire dei professionisti. Diciamo, c'è stato a livello nazionale lo sblocco
del personale che ha messo in crisi un po' tutto il sistema. Però da quello che recepisco, da quello che mi dicono, le persone disponibili a lavorare in Trentino ci sono, anche perché da noi si vive bene. Uno decide di andare a lavorare in una regione o in un'altra anche in base allo stile, alla qualità della vita, e questo noi abbiamo fatto, non noi direttamente come consiglieri, ma un'associazione, Parto per Fieme, ha fatto delle inserzioni su alcune riviste specializzate, e continuano ad arrivare delle disponibilità sia di anestesisti, di pediatri, di ginecologi, che sono disponibili a venire a lavorare in Trentino. Quindi se riesce a recuperare delle figure, o perlomeno ad avere una disponibilità, un'associazione di volontariato privata, penso che l'azienda sanitaria, avendo, tra l'altro dobbiamo riconoscere che da noi ci sono anche dei benefit importanti, proprio come sanità delocalizzata, che non ci sono, da quanto mi risulta, nel resto d'Italia. Quindi io sono convinto che arriveremo a recuperare sia i primari, e di questo ne sono certo, ma anche gli anestesisti. C'è stata, a seguito della normativa che lei citava prima, anche una reazione da parte dei medici in Trentino, scioperi, proteste, troppo lavoro, dicevano. In questo momento come siamo messi nei rapporti con i medici? Ma sicuramente anche per questo ragionamento che facevamo sia sugli anestesisti, ma in generale per mantenere la disponibilità di organici negli ospedali periferici, ma l'abbiamo letto proprio questa mattina, e io condivido pienamente quanto ha scritto e ha dichiarato l'assessore, si dovrà fare dei ragionamenti con il sindacato per riuscire ad avere una disponibilità, una mobilità maggiore. Questo, io penso che sia questa la strada maestra, ma ci vogliono due disponibilità, uno dell'azienda, e mi sembra che è dell'assessorato che è dichiarata, ma anche da parte dei medici e del sindacato, perché io condivido che sono importanti in parte anche i numeri, ma se noi riusciamo ad avere del personale che lavora in parte a Santa Chiara o a Rovereto, e dopo si sposta anche sugli ospedali, tra virgolette, territoriale, io sono convinto che riesci ad avere quella specializzazione che serve, quella casistica che serve, ma anche a coprire i posti in ospedali di valle e a mantenere questo filtro che è indispensabile. D'accordo con la mobilizzazione dei medici? Allora, dovremmo però avere i medici. Il discorso è questo. Per fare quello che ha appena detto il collega De Godo, dobbiamo avere i medici. Noi, gli attuali professionisti che operano nelle varie unità operative degli ospedali, hanno già un carico di lavoro spaventoso. Gli do solo un dato fornito dalla provincia, quindi non me lo invento. I medici hanno già fatto oltre 318.000 ore di straordinario, di cui soltanto 98.111 sono state pagate. Ora, se noi vogliamo mandarli in giro anche per il territorio, non so, questi evidentemente devono avere una capacità di poter operare senza dormire e senza mangiare, perché evidentemente con questi numeri questi medici già ora sono incapaci di poter rispondere alle necessità dove già operano. Quindi ha ragione il collega De Godes, noi dobbiamo averli i professionisti, perché senza i professionisti non possiamo fare il ragionamento di poter chiedere la loro disponibilità a spostarsi. Il discorso è che mi pare che c'è una grande difficoltà a reperire professionisti. Noi sappiamo, per esempio, che nel nord Italia sono in corso in questi mesi 60 concorsi per assumere, ad esempio, anestesisti. È ovvio che se noi proponiamo a un medico che viene a Trento un posto certo, e soprattutto di non dover migrare da un ospedale all'altro, ha una certa attrazione. Ma se noi diciamo al medico: vieni, intanto ti assumiamo a tempo determinato e poi ti mandiamo da Clessa a Cavalese e da Cavalese a Tione, uno evidentemente fa una scelta
di tutt'altro tipo. Quindi dobbiamo essere molto realisti. Noi non abbiamo medici, i medici che già operano fanno degli orari di straordinario spaventosi e di conseguenza dobbiamo poi calarci in questa realtà. Quanto influiranno le decisioni del nuovo direttore dell'azienda sanitaria che aspettiamo a breve? Quanto potrà aiutare o complicare questa situazione? Ma secondo me complicare no, potrà solo aiutare, perché perlomeno ci sarà una persona, un punto di riferimento fisso. Sono convinto che riuscirà, soprattutto perché persona nuova, a instaurare immediatamente un rapporto importante anche con la parte politica, perché secondo me la parte politica deve dare le indicazioni. Dopo il direttore sanitario deve applicare, diciamo, questo progetto, sicuramente portando delle esperienze sue importanti anche da fuori. Dovrà essere ricreato anche il consiglio dell'azienda, quindi io sono convinto che è un momento questo difficile, particolare, ma che può solo creare dopo anche un po' di chiarezza e di tranquillità un po' per tutti. Condivido anche col collega, effettivamente mancano figure, su questo non ho dubbi, però sono altrettanto convinto che le figure le possiamo trovare. È vero che dobbiamo dare delle garanzie a tempo indeterminato o perlomeno per un periodo di prova garantito, e dopo con la possibilità che diventi un tempo indeterminato, ma come in qualsiasi rapporto di lavoro. È stato un anno molto controverso per la sanità, dal cambio di assessore, rapporti con Flor, che poi ha scelto appunto di lasciare il Trentino, alle discussioni continue sul nuovo ospedale di Trento. Quanto tempo passerà, secondo lei, prima che si stabilizzi questa situazione e si ricominci, insomma, un percorso? Ma mi sembra che le scelte che sono state fatte nelle ultime settimane ormai abbiano dato un punto di partenza. Certo, riparte il NOT, l'ospedale, con questa idea di essere punto di collegamento e punto principale di una rete ospedaliera del Trentino, che è quello che noi abbiamo sempre comunque sostenuto. Quindi mi sembra che alcune situazioni di chiarezza negli ultimi mesi sono sicuramente emerse. C'è l'attesa del nuovo direttore, però io sono moderatamente positivo. Anche lei è moderatamente positiva, Cia? Io sono critico per quanto riguarda il ruolo. Diverso. Certo. No, ma non per il ruolo, per l'esperienza, in quanto insomma ho lavorato in ospedale. Sono critico perché non capisco come noi abbiamo investito centinaia di migliaia, di milioni di euro sull'ospedale Santa Chiara, l'abbiamo ristrutturato, cioè il nostro ospedale è andato via via come struttura migliorata, spendendo notevoli quantità di risorse. Avevamo 900 posti letto, oggi ne abbiamo poco meno di 700 all'ospedale Santa Chiara, ora proponiamo per il NOT un ospedale con 600 posti letto. Nello stesso momento stiamo depotenziando, perché questa è la realtà, stiamo depotenziando gli ospedali periferici. Abbiamo visto che stiamo anche togliendo posti letto in periferia. Ma sti malati ci sono, fino adesso ce li siamo inventati, se avevamo bisogno di ad esempio 900 posti letto a Trento ce li siamo inventati o ci sono realmente? Perché se ci sono realmente, ed è probabile che col tempo aumenteranno, visto che aumenta la popolazione sul territorio trentino, io mi domando dove pensiamo di metterli, nei 600 posti letto del Santa Chiara, in quei pochi che rimarranno in periferia, oppure i trentini cosa dovranno fare? Si rivolgeranno alle strutture fuori provincia? Dobbiamo essere realisti. Io credo che personalmente, con tutti i soldi che abbiamo speso nell'ospedale Santa Chiara, andare a inventarci un altro ospedale da oltre 1,7 miliardi di euro, mi sembra un'assurdità, quando diciamo di non avere i soldi per tenere in piedi i punti nascita, per tenere in piedi le mammografie periferiche, per non assumere personale, magari perché non si trova, ma ci sono i gettonisti che ci sarebbero e quant'altro. Cioè dobbiamo fare anche scelte coerenti con la realtà e con i bisogni del territorio. A proposito di scelte, la protonterapia come la giudica? Un'eccellenza? È vero che è un'altra risorsa, sono risorse che vanno impiegate in altri settori. Allora, la protonterapia sicuramente è un'eccellenza. Il problema è che noi attualmente ci abbiamo investito 104 milioni di euro a costruirla, ci costa
più di 13 milioni di euro all'anno per la gestione, 500 mila euro al mese per la manutenzione e quant'altro, e noi fino adesso abbiamo trattato 57 pazienti. Quando ne avremo bisogno di 700, il trattamento della prototerapia non è ancora inserito nei LEA, quando ci promettevano e ci garantivano che questo sarebbe già avvenuto con il 2014, siamo nel 2016 e ancora oggi il Ministero non ha riconosciuto nei LEA il trattamento della prototerapia. Purtroppo noi abbiamo fatto una struttura, nel frattempo abbiamo cercato di capire come gestirla e nel frattempo stiamo ancora ricorrendo sperando che il Ministero ci riconosca i LEA per questo tipo di terapia. Teniamo presente che nel frattempo tutta la spesa è a carico della provincia, cioè pesa sul bilancio provinciale. Per cui non mi meraviglio che la provincia vada a recuperare risorse togliendo punti di nascita, togliendo mammografie in periferia e praticamente togliendo posti letto e quant'altro. Ecco, se da una parte poteva essere un'eccellenza, sicuramente la provincia è stata messa in grandissime difficoltà proprio per la voragine di risorse che questa realtà ha fagocitato. Le chiedo una risposta, una replica breve che si può anticipare, non è colpa della provincia, non si poteva prevedere questo forse? No, sicuramente non si poteva prevedere, le promesse del Ministero erano diverse. Dopo mi sembra, e su questo non sono d'accordo con il collega, che non stia togliendo la scelta che è stata fatta questa settimana di rimettere tutti i primariati, che era una scelta invece che è completamente in controtendenza, e di rimettere gli anestesisti, era una promessa, ma finalmente stiamo andando avanti, mentre c'era la garanzia o la promessa da novembre di rimettere gli anestesisti, assolutamente non era previsto, anche se da noi richiesto, di mettere i primari. Quindi queste sono dei segnali, secondo me, importanti, che si vuole sicuramente mantenere e valorizzare anche gli ospedali periferici, e si vuole mantenere e potenziare la sanità in generale. Grazie Piero De Godens e grazie Claudio Scia per essere stati con noi. Noi ci fermiamo qui per Buongiorno da RTTR, il nostro telegiornale alle 12.45, poi questa sera alle 19. Buongiorno da RTTR, torna invece domattina alle 7 con la rassegna stampa. Buona giornata.